penso, da bambino sognavo di fare l'astronauta, ero affascinato, soprattutto c'era il progetto Apollo, poi gli studi classici, lo studio della musica, mi hanno fatto fare altre considerazioni. Io mi occupo di tecnologie applicate all'anziano da almeno 10 anni. Scatta la voglia di stare in mezzo ai boschi e in mezzo agli animali. Quando salgo in laboratorio, salgo qui dentro, vedo il lago e respiro. Io abito qui sotto e paradossalmente spesso è un po' il contrario, no? Si lavora sotto, nel seminterrato, nelle cantine, nel garage, invece qui è il contrario. Qui salgo e posso lavorare. Finite le superiori ho deciso di fare biologia molecolare all'università e lì mi è piaciuta subito l'approccio della ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica è molto interessante, ero molto incuriosita, la trovavo molto stimolante. Non era proprio quello che cercavo. Dal punto di vista materiale mi mancava un pezzo, mi mancava questo. Mi mancava il sentire con le mani, il costruire con le mani. Era una ricerca che non era più considerata una ricerca pura. Era un po' pilotata. E quindi a me mancava tanto la meraviglia, mi mancava lo stupore dello scoprire. Il dato in attesa in realtà invece qui lo scopro tutti i giorni. Tutti i giorni ho a che fare con la materia che alla fine è ancora viva. Il legno non è veramente morto, il legno si muove, è come anche per esempio con l'umidità. E io devo cercare di tirar fuori uno strumento che è sempre diverso ogni volta. Con lo studio della medicina e l'evoluzione poi della professione medica, chiaramente la tecnologia fin dall'inizio ha avuto un ruolo importante. Il salto di qualità è quando la tecnologia si è concretizzata con aspetti di domotica e di robotica applicato al mondo sanitario. Noi ci troviamo nel cosiddetto Modi Pro, è un modello di dimissione protetta che abbiamo allestito qui all'ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova per studiare, approfondire degli aspetti di tecnologia domotica e tecnologia robotica per l'anziano che, una volta finita la fase acuta di ospedalizzazione, viene dimesso a domicilio. Nel percorso di continuità delle cure tra ospedale e domicilio e abitazione del paziente, c'è una fase di adattamento. Sappiamo benissimo che purtroppo durante la fase acuta della malattia in ospedale la persona perde autonomia anche per degenze molto brevi.
questo ambiente serve a ridare alla persona queste competenze e metterla nella condizione di ritornare in maggior sicurezza a casa propria. Questa fase di adattamento prevede l'impiego di tecnologie per il monitoraggio per poter seguire l'evoluzione clinica del paziente. Ad esempio questo è un misuratore di pressione che la persona può indossare da solo e attivare attraverso uno smartphone che consente ovviamente di inviare la misurazione sullo smartphone che ha il medico, quindi io posso da remoto fare una valutazione dell'andamento ad esempio dei valori pressori e avere una fotografia dei valori che riguardano la persona, così come ad esempio della glicemia, della saturazione di ossigeno. La persona poi indossa anche uno smartwatch che può ad esempio funzionare da contapassi, da rilevatore della frequenza cardiaca. Come andiamo Umberto? Tutto andiamo bene? Andiamo abbastanza bene. Ok. Pian pieno fa caldo, dov'è? Ma così in questo periodo. Fresco, ma comunque così. L'utilizzo della tecnologia come supporto assistivo, la robotica assistiva, la domotica che in qualche modo aiuta la persona. L'interazione uomo-macchina, come l'utente, quindi il paziente, interagisce o non interagisce, quali sono anche le paure, le preoccupazioni o anche la curiosità. Quando ho iniziato a studiare lavoravamo con le bilance, con la semplice bilancia che usi in casa. Questo invece fa prendere a conoscenza proprio il paziente di cosa intendiamo per il peso, anche semplicemente il pallino che cambia colore. A volte con i pazienti si chiedeva di spostare più il carico a destra, a sinistra, magari noi capivamo quanto, ma il paziente no. In questo modo invece il paziente ha idea proprio di che cosa deve fare, quanto carico deve dare. E quindi è un aiuto che, insomma, ben venga, assolutamente sì. In questa fase, che è la più importante, il robot ridà qualcosa all'uomo e quindi ci aiuta nella riabilitazione, soprattutto nel valutare. E la valutazione, vede, valutare vuol dire misurare. Il paziente ha avuto questo problema, come ha fatto la riabilitazione, come va? Va meglio, ma va meglio quanto? Cammina meglio, ma quanto cammina meglio? È cambiato tutto. Io mi sono trovato, e io ero secondo ufficiale di macchina, su navi come Leonardo da Vinci, come Michelangelo, Raffaello, ci faceva tutto da distante, con degli schermi video, tutti quanti, però ogni tanto spariva tutto. Terrore, va bene, smarrimento, via, giù in macchina, corri giù, va bene, su queste scalette viene, diciamo, di olio, di cose scivolose e arrivare su quello che si chiamava il bancalino. All'inizio ero un po' spaventata, un po' preoccupata, perché comunque, insomma, si parla, c'era questa idea di dire prendere il nostro posto. In realtà se non ci siamo noi, che comunque si imposta il trattamento, si lavora col paziente, si spiega al paziente quelli che sono gli esercizi, cosa si andrà a fare, da soli non si riuscirebbero assolutamente. Comunque siamo noi qui presenti, si deve lavorare col paziente, pensare di lasciare il paziente che lavora qua da solo, no, assolutamente. Quindi se all'inizio ero molto, insomma, negativa, adesso ben venga questo lavoro che stiamo facendo con questo tipo di macchina. Il robot ci dà una mano, quindi entra in quello che a me piace definire, si parla sempre, no, di rapporto empatico fra paziente e operatore, e in riabilitazione il creare un rapporto empatico sicuramente migliora gli outcome, cioè i risultati. No, non fa paura, io mi fido della tecnologia. Quello che stiamo facendo qui è quello di testare e valutare pregi e difetti di queste tecnologie applicate in particolare all'anziano. Mandiamo stamattina Umberto. Ha ha ha!
Quando le capre si mettono in testa di andare da una parte, vanno, e se non hai il cane loro ti salutano. Basta provare ad andare in giro senza i cani e allora capisci quanto servono. Adesso oltre a quelli ci vogliono anche questi, antilupo. Sì, scava. Il trattore. Una cosa non prevista. Ma forse sempre ho sempre avuto voglia di avere animali, però non capre o non sapevo cosa. Diciamo che il Border Collie è già è predisposto proprio per questo lavoro, però devi addestrarlo. A me serve solo che vadano a prendermeli, me li riportino. Altre cose, quando sto dando il mangime che mi mandano via l'altra che viene qua, quelle poche cose lì. E quando arriva la pioggia è tutto più difficile, è il freddo, l'inverno, tutti i giorni. Però se lo fai con passione lo fai volentieri. La macchina ti aiuta e quello che ti fornisce la macchina deve e viene comunque filtrato da quello che è l'intelligenza non artificiale, ma l'intelligenza dell'operatore. Allora diventa interessante l'impiego del robot in ambito chirurgico, che ti permette di fare degli interventi con un livello di precisione al millimetro, direi al micron, livello di precisione che la mano, il braccio, il pensiero, l'occhio dell'uomo non riesce a raggiungere. Ecco che allora, ancora una volta, la macchina aiuta la persona e in questo aiuto io vedo una grande umanizzazione. L'ambiente influenza i miei pensieri, ma influenza anche le mie azioni e la mia modalità di lavoro. Ho capito che tra le cappe sterili e le luci al neon del laboratorio a Milano io ero un po' più una macchina, anche di pensiero, però una macchina. Pensavo in un certo modo e mi muovevo in un certo modo. Oggi, tra il legno, i truccioli e questa vista pazzesca, io è come se avessi l'ambiente giusto per me per ascoltare in primis me stessa e poi
le mie mani che creano e che modellano il legno. Quella lì è la gioia. È la gioia di creare in quel momento senza altro. Non c'è nient'altro in quel momento, ma c'è soltanto la mia mano e quel legno. E l'attrezzo, basta. Per me quella lì è la vita. Cioè, quella è la vita piena di vita. È la vita dove il tempo non esiste, dove non esiste la morte, dove non esiste niente se non quel momento, quel silenzio, quello spazio. E per me creare significa entrare in quello spazio, che poi è lo stesso spazio che sento quando mia figlia mi sorride. Cioè quel vuoto, capito? Ti sorride e tu non c'è nient'altro, no? Ci sei tu, c'è lei, c'è il sorriso e c'è il vuoto, e quella lì è la vita. Sì, quel lavoro mi ha insegnato a non arrendermi mai. I ricercatori non si arrendono mai. Quindi a me piace partire dal tronco e in ogni fase della lavorazione sorprendermi di alcuni aspetti che sono arrivati in modo inatteso. Ed è lì che nasce, secondo me, l'arte. L'arte è la capacità di mettere insieme la storia, di mettere insieme il conosciuto, tutto quello che tu hai imparato, a qualcosa di nuovo. E credo che in realtà non solo la tecnologia, ma qualsiasi strumento debba essere usato come tale dall'essere umano. In realtà penso anche la stessa mente. L'essere umano ha una mente ed è importante che questa mente sia uno strumento per lui stesso. Se la mente prende sopravvento, c'è qualcosa che non va. Se la mente è come la tecnologia, prende sopravvento, allora l'essere umano, secondo me, è lì che la vita vacilla, è lì che si svuota la vita. Sì, mio papà, vabbè, mio papà è il più bravo al mondo, basta, io lo dico sempre perché è vero. E la gratitudine che ho nei suoi confronti è infinita. E tutte le persone che dicono che si sono fatte da sé, io credo siano un po' tristi, perché riconoscere da dove si viene, riconoscere che si è stati in qualche modo aiutati, per me è come una preghiera continua, no? La gratitudine per me è come se fosse la benzina che mi fa scoprire cose nuove e ringraziare ulteriormente. È una cosa senza fine.